Accordo per rilanciare il turismo a Lodi e provincia. L'hanno presentato Palazzo Broletto, Comune, Camera di Commercio di Milano Lodi, Monza Brianza. Iniziativa della Camera di Commercio di Milano Lodi e Monza Brianza in favore del Lodigiano questa volta, è stata presentata oggi. Di che cosa si tratta? Allora, oggi parte un protocollo d'intesa tra la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e il Comune di Lodi sul tema dell'attrattività turistica. In particolare il protocollo, il primo obiettivo è quello di mettere sui monumenti più importanti di Lodi una cartellonistica informatizzata, quindi con un collegamento al sito Visit Lodi, e parte con un accordo di collaborazione triennale per scrivere il futuro del turismo nel Lodigiano, Camera, Comune di Lodi e tutti quelli che ci vorranno stare. Ha potenzialità questo territorio? Incredibili. Il territorio dell'Odigiano ha delle potenzialità inespresse perché tante volte no, non si è fatta rete, ci è andati avanti da soli. Oggi abbiamo l'orizzonte degli obiettivi molto importanti, pensiamo solo a Lodi Murata. Il territorio deve essere in grado di arrivare a quell'obiettivo con una proposta strutturata. Quindi catturiamo il turista per Lodi Murata, lo catturiamo per il Festival della Fotografia Etica, ma dobbiamo offrirgli luoghi da visitare, posti in cui mangiare bene, e il territorio del Lodigiano è Uberalis in Lombardia. Lodi finalmente diventa una città turistica? Sì, è un percorso che è iniziato con questo accordo di collaborazione con la Camera di Commercio, che noi in realtà come amministrazione subentrante ereditiamo, e quindi ringraziamo tutte le persone anche dell'amministrazione precedente che hanno contribuito in questo senso. Ecco, e questo accordo di collaborazione deve essere il primo passo, come sono i primi interventi contenuti in questo progetto condiviso con la Camera di Commercio, come quello della cartellonistica, per implementare le caratteristiche turistiche di Lodi e una sua valorizzazione che deve avvenire in tutti gli aspetti, dal patrimonio storico-culturale a tutto il paesaggio che circonda e che è presente all'interno della nostra città. Ecco, per quale motivo, secondo il suo parere, fino adesso questo non è avvenuto? Sicuramente credo che il problema principale che abbia Lodi in questo senso, che abbia Lodi ma tutto il Lodigiano, è ogni tanto l'incapacità di fare rete tra i vari soggetti che ci sono. Se noi riusciamo a mettere in rete il patrimonio artistico e culturale pubblico e privato, se noi riusciamo a mettere in rete anche tutti gli eventi e le attività culturali pubbliche e private che si svolgono all'interno della nostra città, alcune delle quali sono di grande interesse e che suscitano attenzione da parte di persone anche al di fuori della regione e del paese. Ecco, se riusciamo a fare tutto ciò, allora Lodi potrà diventare un po' di più una città turistica. E in questo senso l'impegno dell'amministrazione comunale è massimo. C'è qualcosa su cui Lodi può puntare in maniera principale? Lodi può puntare, secondo me, su un tour di giornata. Quindi la messa in rete di tutte le bellezze della nostra città, a partire dalla chiesa, dal Tempio dell'Incoronata che è qua vicino a noi, e credo che su questo possiamo costruire un'offerta, una proposta che può trovare riscontro da parte dei turisti di prossimità, dei turisti di giornata che sono intorno all'area dell'Odigiano.